attimo l'essere umano, voi pensate a quante limitazioni, ci dicono che noi abbiamo. Pensate, tornate sui banchi di scuola, quando eravamo piccolini, quanti non posso ci hanno detto, non si può fare, questo non puoi andare oltre. Noi nasciamo e veniamo cresciuti con l'idea che solo alcuni possono riuscire ad arrivare a certi ambiti. È vero o non è vero? È vero? Sì, sì, sì. Adesso ieri parlavo con un mio amico medico che si occupa di anti-aging, di longevità, e lui stesso mi dice, guarda che l'idea di longevità, la gente non l'ha ancora capita. Per longevità credono arrivare a 80 anni e ci si imbottisce di medicine. Ha detto, ma non è così, la longevità è quello che vive nel Morese, in Sardegna, che a 100 anni ancora coltiva i campi e non prende quasi nulla, se non nulla. Quella è la longevità, 105, 110, a Okinawa, in Giappone, cosiddette zone blu. Adesso noi non ci occuperemo di longevità, ma questo per farvi un esempio. Il problema è che noi cosa pensiamo? Vabbè, ma quello è genetico, è fortunato, sì, genetica avrà sicuramente un ruolo. Ma il bello è che non sappiamo che potrebbe essere a portata di tutti. Questo discorso è longevità. Quando vediamo una persona che riesce a fare qualcosa, quando vediamo una persona che in qualche modo ottiene quello che noi desideriamo da una vita, cosa diciamo? È fortunato, è raccomandato, sono sfigato io, cacciola. Pensiamo questo, perché per noi è più facile, ma questo per il fatto di programmazione mentale, pensare che solo pochi possono riuscire a guadagnare più soldi, a trovare la persona giusta. Poi io su questa storia di trovare la persona giusta ci potrei scrivere un libro, perché è una cosa ricorrente nelle richieste che mi vengono fatte quando si lavora nel coaching, cioè che tanta gente dice io non capisco perché incontro sempre la persona sbagliata. Cioè all'inizio sembra quella giusta e poi si toglie la maschera è sempre quella di prima, cioè con un corpo diverso ma le dinamiche sono le stesse. E lì torniamo sempre a un discorso di quello che ci hanno inculcato, però non sempre genitori, media, società, scuola, siamo alla scuola anche. Se uno ha avuto la fortuna di aver avuto maestre illuminate, ci sono, ma se ha avuto la sfiga di aver avuto maestre con dei grossi problemi mentali ed emotivi, su chi sfogano? Sui ragazzi. E quindi i non posso vengono, non puoi, vengono erogati così, in maniera free, vengono, e non solo, con le rimproverate e le incazzature forti che fanno, queste rimproverate si radicano a livello inconscio con una facilità incredibile. Entrano, che l'inconscio apprende così, apprende la nostra parte profonda proprio per imprinting emotivo, non solo per ripetizione. Ecco perché la rimproverata bisogna stare attenti tante volte, perché diventa un insegnamento. Però pensate, se io lo faccio su questo non si può fare, questo è impossibile, solo, e poi quindi veniamo fuori con tutta questa serie di limitazioni. Io ne parlo ovviamente perché ho avuto tutte queste sfighe da piccolo. Ho avuto la maestra soprannominata Hitler, perché aveva veramente i baffi di Hitler, cioè nel senso che aveva i baffetti questi, però fatti proprio così, che mia madre aveva soprannominata Hitler, perché li assomigliava, ma anche come modo di fare. Per cui se eri leggermente fuori dal coro, anche con modo di pensare e tutto quanto, dietro la lavagna, ci stavo spesso dietro la lavagna. No. Perché la pensavo già in maniera diversa su certe cose. Poi vabbè, io mi guardavo tutti i documentari, quelli scientifici, mi piacevano, no? Anche quelli sull'astronomia, e ne parlavo con i miei amichetti. E questa andava da mia madre, ma il suo figlio è pazzo. Ma è normale, parla di come un sole collassa, parliamo di terza elementare, guarda, come collassa può diventare un buco nero. Figlio è male. Allora, voi capite che se l'amore per la conoscenza, l'amore per la novità viene già
come dire, etichettato come non guarda che basta, cioè invece di prendere una persona e portarla a esprimere tutto il suo potenziale, pare che in questa società ci siano dei the killer, no? Non seminar killer, perché i seminar killer sono quelli dei seminari, ne parleremo dopo. Ci sono proprio dei killer che vanno a far fuori proprio la possibilità di espandere le nostre capacità.